cominciato pure un altro. Era ora, vedi, già si è andato. Bibi, sta recitando! Bene! Vai. Iniziamo? Sì, 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 vai. Hey guys, benvenuti sul canale Twitch di Multiplayer.it. Noi siamo gli Amendola Brothers, ovvero Salvatore e Jonathan. Bene ragazzi, siamo qui come del resto da tutta questa settimana per la settimana. Stiamo aspettando qui da una settimana. No, no, ah, no, quello no. Per la settimana, ragazzi, del cecchino, appunto per invitarvi ad andare a vedere il film American Sniper, che dal 1 gennaio sarà al cinema, appunto, la storia di questo cecchino americano. Beh, con questa scusa a giocare tutti i giochi, appunto, maggior parte FPS, se non credo. Sì, sì. Con appunto il cecchino, modalità online, qualsiasi modalità. Se non credi, e se credi? Cioè, se sei ateo, giochiamo col cecchino. Se invece credi... No, così bene. In terza persona. Comunque, quindi, ragazzi, giocheremo insieme Battlefield 4, sempre rigorosamente con il giocano cecchino. Pure loro. Sì, perché giocano insieme a noi guardandoci, no? È quello l'obiettivo di Twitch. Che chi non ha il gioco, oppure per stare in compagnia, giochiamo tutti insieme, anche se non giocano letteralmente. Ok. Sono d'accordo. Quindi, mico tanto diamo questo, mentre si collega un po' di gente, vogliamo dare questo bel annuncio che ci abbiamo da dare. Sì, sì, sì. Ragazzi, domani ci sarebbe dovuta essere la diretta di Call of Duty Ghost, no, Call of Duty, che si dice? Advanced Warfare su PC con Stefano Brocchieri. Ma per l'arrivo di un download speciale sulla nostra console, magicamente si è materializzato nella nostra console Halo Guardian 5, Halo 5 Guardia, come si vuole chiamare. La beta, cioè solo la modalità multiplayer, in poche parole. Quindi ragazzi, domani gli Amendola Brothers vi mostreranno la beta di Halo 5 Guardians. E vai, domani ci sarà anche la sala giochi su multiplayer.it, cioè su Twitch sempre, però su multiplayer.it, di Halo Guardians. Quindi ci sarà anche la sala giochi domani. Quindi domani Halo Guardians, cioè Halo 5 a tutta forza. E dice che non facciamo le cose bene. Dice. Eccolo, c'è il cecchino quello. Quindi ragazzi, ma pure con Halo dobbiamo giocare con il cecchino. Sì, se è la settimana cecchino. E che cecchino. Pure io non sono bravo con in Halo. Sono bravino in Halo multiplayer, però non con il cecchino. Vabbè. Allora, intanto ci salutano Tony Dream, il grande. Grande Tony. Tony, tienici aggiornato sul risultato del Napoli, tu, eh. Poi Salagor. Ciao, Salo. Poi Salsi 1990. Pepi. Salsi e Pepi. Ok, Salagor già ci dice raccomandati a manetta proprio. Sì, proprio con le manette. Bene, io direi di iniziare, sperando che ci fa giocare in multiplayer. Perché? Perché c'è all'ultimo momento... infatti la connessione ai server EA è interrotta, perché all'ultimo momento ci ha fatto scaricare una piccola patch di 3 giga, di 3 giga, però sta già a 60-70%, quindi... infatti mi dice gioco completo al 97%. Intanto noi aspettiamo e parliamo un po', perché si è quasi fatto. Ma anche la campagna non puoi fare? Ah, la campagna posso farla, però non posso mettere su cecchino. Non ce l'hai subito il cecchino, quindi ok. Ma poi la campagna devi fare quello che dicono loro. Vediamo a quanto sta. Intanto tu saluta, vediamo i messaggi che sì, ci sono. Ragazzi, intanto vi ricordo che potete scriverci dalla chat di Twitch. Voi che ci state seguendo, potete scrivere 69%. Potete scriverci appunto i messaggi sui pareri sul gioco, sulla settimana del cecchino, su Halo Guardians. Farci tutte le domande che se volete. Se aspettate il film American Sniper come Jonathan aspettava Scemo più Scemo. Poi potete farlo anche su Twitter con l'hashtag LongPlayMeet. Passate da tutti i social di multiplayer.it, quali Facebook, YouTube, Twitter, tutti quanti, e logicamente il sito multiplayer.it. E poi passate anche dal nostro canale Amendola Brothers. Bene, intanto vediamo se posso fare qualcosa. Allora, è arrivato anche Donato Manfredi. Ciao Donato, sarai felice di vederci su Xbox One, eh? No. Io direi che infatti mi invitate a Battlefield, certamente dopo lo facciamo.
Poi Fratello SD cosa ha potuto scrivere? OMG, gli Amendola Brothers. Bravo, solo gli Amendola scritto. Poi Alex Gamer 088, ciao a tutti. 098 che scrive ciao a tutti. Vabbè, io faccio finta per il momento, Jonathan, per non lasciare la schermata principale. Continuo la campagna che avevo iniziato. Ok. Questo gioco, ragazzi, l'abbiamo avuto gratis con l'EA Access. Quindi l'EA Access conviene. Stasera proprio hanno messo UFC gratis, UFC 2015. Per soli, quanto all'anno abbiamo pagato? 26 pound. euro. 26 euro. Una cosa del genere. 20, per soli 26 non euro. C'era il cecchino. Ma no, vediamo. Sì, c'è, no. C'è non è proprio cecchino questo. Però usa questo che sembra un po' più con il mirino. Anche se infatti, facciamo finta che questo è un fucile da ricognizione. Cioè almeno per la per l'esperienza di Destiny sembra più un fucile da ricognizione. C'è anche quell'altro mirino però che è più dettagliato, quello a destra. E come si fa a cambiarlo? Ah, non lo so. Vediamo di qua. Questo no. Questo è il lanciagranate. No, allora prendiamo questo. No, qual era l'altro? Questo. Allora, dove sono i cattivoni? I cattivelli, i cattivoni. Dove allora, sono? La Salsi dice, ragazzi, avete visto la demo gameplay di Until Dawn? Oh, lo prendete e me lo consigliate visto che ho giocato Beyond, a Beyond. Se hai giocato Beyond, Beyond per forza. Io l'ho visto anche io la demo e mi piace. Oh, zitto che qua ci sta anche tutti i fucili. Abbasso il sapore che fa. Vince Video dice non fate la campagna, giocare online è più divertente a mio parere. Sì, giochiamo online, ragazzi. È solo per l'inizio. Sta scaricando. Non sapevamo che c'era un aggiornamento. Sto scaricando l'ultimo aggiornamento. Il momento 3 GB. 3 GB l'abbiamo messo a scaricare 15 minuti fa, però ha quasi finito perché siamo a Londra, abbiamo le 120 MB. Fortunatamente, se no dovevamo saltare la diretta. Quindi sta scaricando ed è quasi finito, questo è il 60%. Quindi tra poco giocheremo online. Oh, ma la mia copertura è andata a farsi fottere. Chi è? Ma ci vuole l'aggiornamento. Appunto, Donato. Appena si è scaricato. Non so se tu ancora lo devi fare. Allora, corriamo di là. Fratello SD dice prova a mettere i tasti di premere i tasti direzionali per mettere quell'altro mirino. L'ho provato. Oh, ho una bomba. Una scappa. Ci ho provato con i tasti direzionali. Sì, ci ho provato e mi metto il lanciagranate. Quello che userò adesso per ammazzare a quello, perché sennò qua mi fanno la pellaccia. Oh, Tony Dream, ma come mai sta giocando Salvatore? Perché ha detto che ha voluto iniziare. No, la campagna, posso. Bam! Mirino alla testa. Cioè, bonus alla testa. Arriva anche Sara Hidden che scrive buonasera Amendola, ciao a tutti. Ciao, ciao Sara! L'aurora. Bam, colpo alla testa. Clip registrata, addirittura talmente che era bella. Talmente che ho fatto un colpone alla testona. Dove sono i cattivi? Solo così, perché Salvatore in realtà è un pro a Battlefield. Pensa, questa è la seconda volta che ci gioco da quando. Ma attenzione! Giusto in tempo a terra. Donato Manfredi scrive io già sto morendo nel multiplayer. Facciamoli neri. No, la campagna è più o meno me la cavo. Anche perché qua non devo usare per forza il. Anche perché c'è mamma ha fatto la contadina, quindi. Cioè. Faceva la contadina una volta. E che cacchio c'è? La campagna. Per me è una cagata pazzesca! Oh, tu quando le fai tu le battute stupide va bene, me le faccio io. Ma tu mi metti sui video nostri per me è una cagata pazzesca? Io te lo dico nella realtà. Sara Hidden dice ogni volta cantate una canzone con Sara. Dice, comunque, non Sara! Un'avventura! Comunque dice finiranno presto. Pronto per i bersagli. Sara! Vero, me le consumo tutte adesso. Io potrei anche, si danno anche i comandi ai compagni qua, però sinceramente io di tactics zero sul battlefield, sono un nabbo. Quindi adesso che l'ho detto io potete commentarci e scrivere che siamo nabbi, tranquilli. Lo prendiamo come complimento. Esatto, con Battlefield sì, non è proprio il mio cioè questi tipi di giochi tipo Destiny, Battlefield, Call of Duty, non sono proprio il mio genere. Halo?
Halo più. No, ma è un argomento. Io sono il pro di Halo qua, quindi toglietevi. Pro. Sono pro, sono proprio uno schifo, quello volevo dire. Vabbè, ma l'importante è divertirsi, no? Abbiamo nuovi videogiochi. Per giochi. Attenzione! Guarda che sturi! Ma cacca la stupidezza ora! Cioè proprio si era messo proprio dalle mie spalle. Io stavo a terra a fare il camperone. Salagor dice il bello è che ha un pop-up davanti che dice. Quindi glielo dice di premere su per il mirino. Non è vero! Non lo mi dà. Ma sei uno stupido! Ma sei uno stupido! Ce l'hai qua, ce l'hai! E chi cacchio l'ha visto? Ma tu a chi vedi? Guarda là! Ma io stavo concentrato già nel gioco. Fratello si dice, prova a dire Xbox spegni, sì? Già no, testa zitto, veramente. L'ho detto veloce, però. Abbiamo rischiato di spegnere la Xbox. Anzi dice, no, non lo vuole dire, ma Salvatore si sta preparando per il Battlefield nuovo. Sì. Hardline. No, aspetta, quale uscirà prima? Hardline o Battlefield? Fratello si dice, dicono che con questo trucco puoi finire subito il gioco. Ma guarda sto bastardo, dove sarà me? Oh no no no, stavo ricaricando! La domanda dice, ma non ha mai giocato a Battlefield su Xbox? No, non l'ha mai giocato. Cioè l'abbiamo avuto gratis con EA Access, ragazzi, non l'abbiamo mai giocato. Non ci piacciono questi giochi alla Call of Duty, Battlefield. Ma devo ricominciare tutto da capo. Intanto vediamo se il gioco ha finito di installarsi. 78%. Tony Dream ha scritto, ma è vero se scrivi, se dici Xbox fammi giocare, si spegne e ti accende la PlayStation 4. Scoprirò io l'avanzata, datemi i bersagli. Grazie, tutti quanti hanno scritto Winnie, è grande Tony. Perché sanno che sono Salagor contro Battle, lo sai che dici Xbox fammi giocare a Ultra, si spegne e si accende il PC. Pronto per i bersagli. Ok. Oh, a bombi sto canna hittato. Ha gettato pure lì. La cicchita è bitch. Madonna mia. Il cadorretto. Però solo se hai i soldi per permetterti il PC. È che va PlayStation 4, no? Cioè se non ce l'ha lei PlayStation 4 non va. Un negozio a caso nel mondo. Io comunque dovrei leggere quello che mi stanno dicendo. Perché tipo mi dicono di dare i comandi ai miei amici, andate là, fate okay, schifo. In attesa dei bersagli. Però ti registra solo clip però. Il bello della Xbox, del registra da solo è un'altra bomba. Ma pure se non fai grandi cose però. Grandi cose, al pancio, al grande. Almeno questo ce lo siamo visti però, no come sta. Pronto per i bersagli. Ta 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 ta. Tony, sono tuo padre. Padre LSD è scritto. Poi che regalo hanno scelto come gadget i vincitori? E poi hanno scelto qualche gioco, Entai e poi una privacy, ok. Ancora ci ha contattato stamattina il vincitore del gadget e ancora ci deve far sapere che gioco vuole. Quello del gadget. Invece quello che ha preso il gioco per Next Gen ha preso GTA 5. Era molto probabile che prendono il gioco. È arrivato anche Fox23D che scrive Way! Ciao Fox! Ciao Diego! Diego, Diego! Attenzione, manna, stanno scassando il muro. Pronto all'ingaggio, mi serve un bersaglio. Tra poco ci vogliono le siringhe di cemento. Le siringhe di cemento. È arrivato anche Mattia 109 che scrive salve! Anche Schillo 7700. Okay, in attesa dei bersagli.
il fratello di 50 Cent di... Skillo scrive, anche pure quando vai nel gabinetto all'Xbox ti devi registrare una clip. Esatto. Ragazzi, Tony però Dream dovete dire la verità, la mira qua ce l'ho meglio che in Destiny. Tony Dream dice, guarda, fa le citazioni dei film e non l'ha nemmeno visto, che scuro. No, l'abbiamo visto, Harry Potter. No, perché ho fatto la musica. Ma la musica è bellissima. Zeta Toshi dice farete soltanto il single player? No, adesso facciamo soltanto il multiplayer. Esatto. È una casualità che facciamo il single player. Perché sta aggiornando un attimo, c'è un piccolo aggiornamento di 3 giga per Battlefield. Però fortunatamente sia questa 80%, credo, prima c'era stava 70%. Quindi perché abbiamo la 120 mega a Londra, mi sto strisciando come un verme. Per non farmi ammazzare, devo strisciare come un verme. Andri 10 Roma scrive che gioco è? Battlefield 4 Xbox One. Quale di me scritto Super Mario Bros. Xbox, what? Xbox, cancella! Cancella! Non dite più quella parola. Perché come dite quella parola? Quando dice per fortuna lì è veloce, non fatto. C'è nessuno? È arrivato anche Mauro Dread che scrive buonasera brothers. Buonasera Mauro. Attenzione. Mauro, lo sai, domani facciamo la live di Halo Guardians. Grande, non vedo l'ora ragazzi. Ho fatto quella di Halo Master Chief, non vedo l'ora. Ah, ma io devo ricordare. Master Chief Collection, non vedo l'ora di fare Halo Guardians. Non l'ho provata nemmeno ragazzi, la proveremo insieme domani. Domani ci sarà anche la sala giochi, sempre su multiplayer.it con Halo Guardians 5. Mai visto che cacchio di mira? Mai visto? Altro che Destiny. Pronto all'ingaggio. Prima mi hanno fatto perché venivano da di qua. Io me ne vado sempre stealth, guardate, dal lato. Zitoshi dice come mai siete a Londra? Vivete lì o ci siete solo momentaneamente? No, viviamo qui da 2 anni, quindi speriamo di esserci qui per sempre. No, cioè mo che viene l'anno nuovo vado a fare il studio Ubisoft di Roma. Che vai a fare? Vai a lavorare là? Vado a dire ah, volete finire di fare Assassin's Creed con i bug? Oh, ma io c'ho pure il laser. Attenzione, mi stanno ammazzando. Dice Mauro Dredd, io non ci sono, sono al lavoro. La vedo indifferita. Ok, va bene Mauro. Donato scrive, Jonathan non gioca, sì, adesso gioca. Pronto all'ingaggio. Ma io sbaglio o ho cambiato fucile, non me ne sono accorto! No, non morire, fratello mio! Allora, Fabri Pin ci chiede, brothers, ma le espansioni di Battlefield sono uscite già tutte? Ho letto che dovrebbe uscire ancora un'altra, però le più importanti, sì, sono uscite già la bomba! Bomba, cioè... proprio per un pelo e tre quattro, insomma. Perché ho finito tutti i proiettili per il fucile a precisione. Okay, fratello si è scritto il nome della console, se no questo ci sente. Vai al lettore multimediale, introduci Salvatore Bestiality Horse XXX. Che sono mai asiatiche, casomai. Da là mi chiamavano Salvatore il cecchino. Zitoshi ci chiede. Ha segnato Napoli. Aspetta, scusa. Ha segnato il Napoli, ragazzi. Vabbè, ci sono pochi. No, vabbè, c'è Tony, tifoso del Napoli. Forse fratello SD. Vabbè, no, giusto per condividere con voi la nostra felicità. Zitoshi ci scrive. Fortunati voi, voglio ritornare anche in patria. Se voi siete originari dell'Inghilterra. No, siamo originari. Napoletani. Non si sente di dove siamo. Napoletani, quindi siamo qui da 2 anni. Se no avevamo l'accento un po' così quando parlavamo in italiano. C'è una ragazza italiana che viene al lavoro da me, Jonathan, che però è nata qua in Inghilterra. Quando mi parla, ciao Salvatore, come va? Stamattina voglio di un bel latte. Can you make me a latte, please?
che poi il latte qua, ragazzi, non è il latte, ma è il caffè latte, lo chiamano solo latte qua. Installazione di gioco completata, vedi, ci ha avvisato, ragazzi, wow. Potete fare salva e torna in menu. Non capisco perché mi dice sempre 1% l'iPad se si sta caricando. I don't know. Prima era 2, sta scendendo invece di caricarsi. Comunque, ecco qua, ragazzi. Speriamo che non ci sta. Multigiocatore, partita veloce. Iniziamo subito una partita veloce. Facciamo deathmatch a squadroni, cioè non a squadre. Proprio per fare gli sboroni. Dai, Salvatore, in qualche modo stai facendo il cecchino. Jonathan, guarda. Deathmatch no a squadre, ma a squadroni. Proprio per fare vedere noi siamo perché di la Xbox One, la Xbox One. Ah no, sta pure Deathmatch allora, a squadre normale. Vincere la squadra con più uccisioni, invece qua obiettivo uccidere il nemico. La tua squadra ha un solo obiettivo, uccidere il nemico. Facciamo un deathmatch a squadre normale però. Matchmaking. Salsi ci chiede, ma voi Salsi 90 ci chiede, ma voi giochi li acquistate tutti in Inghilterra? Sì, siamo no, qua. No, vabbè. Quasi tutti. Dipende, se sono in italiano sì. Perché ci piace, anche se conosciamo l'inglese e capiamo quando parla un gioco, però preferiamo farli in madrelingua, cioè italiano. Però fino adesso è capitato solo con le esclusive Sony di farcele arrivare dall'Italia, perché non so per quale motivo, ma la Sony i giochi proprietari in Inghilterra li fa uscire solo in inglese. Chissà perché, eh. Tony Dream scrive, Jonathan, ma devo prestare il mio rompighiaccio a Salvatore? Lo vede in difficoltà. Rompighiaccio un cecchino di Destiny, il più forte cecchino in Destiny. Allora, però adesso devo scegliere appunto il Toshi dice, Zitoshi dice, anche io sono inglese, però però l'accento romano. Ah, ok. Beh, forse i tuoi genitori sono romani, per questo. Uno di quattro sto giocando da solo. Donato Manfredi dice, invitami. Come si invita la gente? Ma mi sa che per adesso non posso invitare più nessuno. Fabio X295 ci chiede, che lavoro fate? Io video editing. Salvatore? Vai. Io faccio il paninaro. Nel senso, vendo panini e caffè in un fast food. Fratrellese gli ha scritto, hanno un'azienda vinicola, producono vini italiani schiacciati in modo artigianale, con i piedi. Ma dove gli vengono, Fratrellese, di ste cose? Io ho pensato che vendessero figurine, sabato. Come figurine? Ma dipende, le figurine dette alla napoletana, ovvero i fighi d'India. Però io adesso sto da solo, giocatori in abbandono. Fratello si dice che non si sappia l'ingrediente segreto, ma il vino ha un certo gusto di formaggio. Perché viene coltivato vicino alle piante di formaggio. Le piante di formaggio. Mi fa matchmaking e poi no, però non mi fa partire la... Zitoshi dice, solo io li preferisco in inglese, penso che gli FPS in inglese siano più fighi. No, per quanto riguarda sì, in lingua madre sono sempre, cioè in lingua originale sono sempre migliori, tipo pure i film è la stessa cosa, però Oxmen, siete solo voi nel server RixD. Infatti. È arrivato anche X Game Series. Buonasera, Wagyu. Buonasera. Bonsoir. Ma di nuovo sto da solo. Ma perché? Giocatori necessari 4. Ma perché mi fa essere da solo? Devo fare con forse devo riconnettere il battle log. Mi credi che è la prima volta che faccio partite in multiplayer di Battlefield? Non lo dire a nessuno. Invita anche Donato. Così almeno siete due sicuri. Amici, vedi? Che facciamo? Io contro lui. Online non ti dà nessuno. Fa che non sta connesso all'Xbox online. Ma tu sai che mi sta venendo il dubbio? No, non è connesso. Connesso, se no non ti uscivano le pubblicità. Ok. Porti classifiche. Battle log. No, questi qua non si fa niente. Usciamo da ingresso partita veloce. I miei server noleggiati, cioè si noleggiano i server?
Nessun server trovato. No, non, è, non apri la porta. Che sto è poi. Oh, è mamma. Chi è? Mamma. Insomma, c'è una diretta, ma io non lo so. Continua tu. Scusate, ragazzi. Non ho capito perché non mi fa collegare. Multigiocatore, partita veloce. Poi mi hanno detto match a squadroni, vai. C'è sto il server, non mi fa giocare di nuovo da solo, ma non ho capito perché. Proviamo, mi hanno consigliato di fare Bros server, Bros server, però vediamo un attimo. Ah no, qua abbiamo trovato qualcuno, dai ragazzi. Questo però chi è? È un... si è messo qua questo. Bam, già sono morto. Cioè mi hanno fatto proprio subito, manco il tempo di entrare in squadra, cioè di entrare in partita. Ok. Fatemi capire almeno dove sto, che cosa sta succedendo. Ma chi devo ammazzare? I blu o i verdi? Penso i blu. Ok. Certo, giocare solo col cecchino, una chance. Fatto! Mannaggia, perché dovevo ricaricare? Fatto anche un altro, se doppia uccisione. No, mannaggia! Mi hanno ucciso da dietro o davanti, non lo so. È arrivato anche Ergut intanto, però Jonathan non può leggere i messaggi. Ok, prendiamo di nuovo il fucile e andiamo. Mo sulla neve siamo capitati, perché? Cambiano le mappe ogni volta che resuscito. Questa cosa non l'ho capita, vabbè. Ah no, era l'esterno, era... Ma va. Meglio se mi metto accucciato, secondo me. Certo, giocare col solo col cecchino è un po' complicato. Però sta andando meglio di Destiny, va. Almeno sembra. Mammo cassorda! Allora, riproviamoci. Mentre prendo la mira, è impossibile. Mannaggia miseria. Pizza fai. Mannaggia l'altro, mannaggia.
problema non è quando ti capitano di fronte, il problema è prendere la mira all'improvviso con il fucile da precisione. Ok, ho ammazzato a questo che già stava ammazzando il mio amico, però. Oh, mannaggia, bubba, mannaggia. Sto ghost mi ha fatto fuori già 4 o 5 volte. Che dite? Zitto, ce n'è uno là, ce n'è uno là. No, perché ricarichi nel momento più sbagliato possibile? Fatto! Mi hanno fatto pure loro a me. Però qualche uccisione la sto facendo, dai ragazzi. Però mi dispiace che non posso leggere i vostri messaggi, perché Jonathan, chissà dove cacchio sta. Ho urlato così mi sente e viene. Vediamo, vediamo un po'. Eh no, mannaggia, perché non ti ho colpito in testa? Sorry. Eccomi qua, ragazzi. Comunque, sono riuscito ad uccidere 2-3 persone, 4-5. Non sta andando proprio male. Bene. Di bene in meglio. Dammi il mio cellulare. Prenditi, vatti a prendere il computer giù di Giuseppe. No, con il computer sulle gambe. Come fa? Ma se no apro qui. Ma io chiedo, la Russia o l'America? Ragazzi, non stiamo leggendo i messaggi adesso, quindi non li vediamo. Senza che ci scriviate domande. Che diretta incasinata oggi. Che hai fatto? Hai fatto schifo? Come sei andato? No, ho fatto 3 uccisioni e 10 morti. Ah, quindi hai fatto schifo. Ah, però, cioè, no, almeno non hai fatto l'ultimo. Donato Manfredi, stava pure lui. Grande Donato. Stava pure lui in squadra e non lo sapevo. Però ha fatto 0 punti, è entrato alla fine forse. Può darsi. Può darsi che è entrato alla fine. Inizio del prossimo turno. Donato, ci senti? Donato Manfredi, ci senti? Non credo ci senta. Chi lo sa? Chi lo sa, chissà perché. Ecco qua. Tra poco potrò leggere di nuovo i messaggi. Se te li fa leggere dal computer, dal telefono. Sì, per forza, chat. Ok. Chi è questo? Donato Manfredi, ciao Donato! Sei anche tu. Grande, io ti seguo. Ma perché? Donato, ti sparmo. Ma ci hanno fatto fare gli stupidi, ci hanno fatto a tutti e due. Te l'ho detto, non mi vedo. Ma è riuscita però prima. E più computer rapace, no.
Magari metto proprio da qua io e vediamo se riesco a vederli. Quella la tecnica sarebbe salire su un coso di questi. Dove non ti vedono. Mettersi accucciato. E sparare ai primi segni di vita che si vedono. Vediamo. Uno blu, questo è il nostro. Stanno aprendo le saracinesche. No, non c'è il cacchio di nessuno. Ma l'hanno mi chi te beef? E t'ha sparato mucca mamma. Assistenza ad uccisione, vai, almeno ho fatto un'assistenza. Assistenza al computer. Eccoci ragazzi, adesso posso leggere i messaggi. Sì ragazzi, è laggato un po' perché ho aperto il computer, non è molto potente, quindi quando ho aperto internet sono andato sui siti, sarà laggato un po', ma adesso dovrebbe andare tutto bene. Scusate ragazzi per questo piccolo inconveniente in diretta. Di Maroppi, è tua mamma. E tu e mamma. E vai. Dice da quando riavvia il PC non lagga più la diretta. Riavvia il PC prima della diretta. No, vabbè, adesso. Mannaggia la miseria. È stata colpa nostra al 90%, però adesso non dovrebbe laggare più. Lagga il video della Xbox, non la finestrella degli Amendola. Lagga ancora, lagga il gioco. Gioco, che se si è riprodotto su browser e internet. Quanto dico, idri che cosa? Va più computer a bash, no? Ma da fa nervosimo. Vado a prendere l'altro computer. No, ma la nostra non lagga però, non ragione, lagga solo il gioco. Aspetta, provo a fare una cosa, provo a riavviare il gatto, aspetta un attimo. Adesso si staccherà però solo il gatto. Non la webcam. Staccherà solo il gatto e vado a prendere il computer giù. Quanti problemi oggi, mai successi? Ecco, vedi adesso va benissimo. Ragazzi, c'ho il problema di lag. Adesso non sto leggendo i messaggi, però vado a prendere l'altro computer. Ma quanta cacchio di energia c'hai? Mannaccia, bubba, mannaccia! Nitroz, ma che cacchio di nome è Nitroz? Vabbè, la prossima partita la faccio fare Jonathan, che sinceramente qua... E stavolta t'ho fatto, stavolta! Papà Nitroz ho fatto. Oh, un altro. Ma c'ho proprio la mira proprio di cacca. Cioè, porca miseria, sono proprio una pippa.
almeno l'ho fatto io a lui, no. Mannaggia la miseria infame. Eccomi qua. Ma qua se ne cadono. Là, questo è quello dove se ne cadono i palazzi, cioè il battlefield dove cadono i palazzi. La mappa dove cade tutto. Forse ho trovato un buon posto da per fare il gamberone. Devo solo trovarli. Nemici. Allora. Venite qua che vi faccio fessi. No. Non viene nessuno. Io mi scoccio di aspettare che vengano. Di là stasera non ne va una buona, oh. Soprattutto a me a sparare. Vabbè, quello era facile pronosticare quello. Sono l'ultimo uomo in squadra. Bene, ma mi fanno subito. Allora, posso leggere di nuovo la chat, ragazzi? Eccolo là. Bam, sono caduto. Come ti provo l'uno. Hanno fatto. Diciamo che finisce sta partita inizi tu, perché sinceramente io sono proprio una pippa, poi non mi piace. Ok. Stiamo andando forte! Abbiamo raggiunto la metà delle uccisioni, passo! Arriva anche Logan City. Buonasera. Sarà arrivato 20 minuti fa. Perché no? È scritto adesso. Buonasera. Ah. Perché non mi escono i messaggi vecchi. Allora, Donato Manfredi ti scrive, sentite? No, non ti sentiamo. No, Donato. Purtroppo no. Donato, ti gioco. Raga, voi giocate a Clash of Clans? Sì, io gioco a Clash of Clans, ho fatto una serie sul nostro canale. Facciamo questo scambio. Ok. Ecco qua. Quindi adesso ci possiamo mettere pure con la telecamera in modo migliore. O va bene secondo te così? No, va bene così, dai. Che casino di fili. Adesso parte da solo la prossima partita? Sì, inizio prossimo turno, 26 secondi. Salagor ci fa pubblicità, dice no, certo, hanno un canale YouTube e oggi hanno postato proprio una pagina Facebook e oggi hanno postato proprio un video di Clash of Clans. A me non piace il genere, ve lo dico. Logan, come ti fa schifo Battlefield? Non ti piacciono gli FPS in generale o solo questo? Questo tipo di FPS, tipo Battlefield, Call of Duty, Far Cry per esempio. Halo, che non tanto. Halo, Far Cry per esempio invece che si distanzia, è più un action stealth in prima persona, mi piace già di più in confronto a questo, Logan. Vabbè, questione di gusti, non ho detto che fa schifo. Ragazzi, la prima volta che gioco a Battlefield, eh? Però ho un po' di esperienza con Halo, Destiny, quindi nel multiplayer, quindi dovrei essere un po' più bravino, spero. No, è sicuro meglio di me, sicuro. Vabbè, più meglio di te è facile. Sempre mix. Ma mi sa che è molto diverso da Destiny e Halo, il multiplayer di Battlefield.
Sara, no. Salsi si dice, ragazzi, cosa ne pensate dell'anno 2014? Uccisione, grande. WWE, e qual è stato il momento che vi ha più colpito quest'anno? Sinceramente a me ha colpito molto vedere un lottatore nuovo però promettente come... come si chiama? Yes. Daniel Bryan. Nuovo di qualche anno. Vincere la WWE Champion, che se lo meritava. Mi ha ricordato un po' all'epoca, non sto bestemmiando, Eddie Guerrero quando a No Way Out vinse contro Brock Lesnar. Logan City dicevo, no vabbè, ma anche, neanche a me piace Battlefield, però per esempio Call of Duty lo gioco, ma non perché Battlefield è brutto, solo che secondo me è più dispersivo. Call of Duty è giusto per divertirsi, poi insieme a un amico è il massimo. Sì, sono d'accordo, soprattutto a chi piacciono questi tipi di i deathmatch a squadre, tutte queste modalità online. A me proprio le modalità online in qualsiasi gioco stanno un po' sullo stomaco, perché piace giocare più, sono più lupo solitario quando gioco, per quanto riguarda Salvatore. Se proprio devo giocare online mi piace fare le cooperative, ma non le competitive. Grazie Salagor, grazie a Tony Dream, c'era qualcuno che voleva sapere il nome del nostro canale YouTube. E appunto è proprio Amanda Brothers, come vedi, là. E te l'hanno scritto anche, vabbè. Io non lo seguo, ma lo trasmettono su Sky, WWE. Mo li cerco, vabbè. Fabio 295 dice cambiate classe. Fabio, dobbiamo. Non so se ci sta più di una classe con il fucile di precisione. Devi vedere, Jonathan, perché se è solo questa la quella con fucile di precisione, purtroppo dobbiamo usare solo questa, perché la serata è appunto... Infatti non solo siamo scarsi, ma dobbiamo usare per forza, esatto, il fucile di precisione, che se non lo sai usare il fucile di precisione fai le figure di cacca. Dede ciao dice, ma quando esce GTA 5 per PC? Il 27 gennaio, Dede. Donato, fammi il medico che sto parlando, non ti sentiamo, perché abbiamo il volume basso del televisore? No, no? Si sentono le... si spari le cose. Ok, abbiamo alzato un altro po'. Quello là sopra, mo lo faccio, quello là sopra... No, l'hanno fatto prima di me. Vale la pena prendere Battlefield 4 su Xbox One? C'è ancora gente che lo gioca sul multiplayer? Muffin, se ti piace il genere, sì, perché come vedi noi stiamo giocando online, si trova ancora gente che gioca a Battlefield 4, ma soprattutto io quello che ti consiglio è di non prendere proprio il gioco, ma di farti un abbonamento annuale che costa la metà del prezzo di un gioco PlayStation e Xbox One, e di farti l'abbonamento annuale a EA Access, così invece di un solo gioco in questo momento ne hai 5 o 6, e in più hai pure Battlefield 4. E vai, uccisione. No. Giocate solo su console o uno dei due anche su PC? Zeta Tosai. E vai, colpo alla testa. Per la maggiore giochiamo sulle console, perché per PlayStation 4, Xbox One, 360, PlayStation 3, PlayStation 2, eccetera. Alcuni giochi però li facciamo anche su PC, tipo gestionali, però solo le esclusive PC che più ci piacciono. Non conosco nemmeno le mappe qua, è un casino. Logan, si ti piace più il singolo, sei vecchio stile, sempre meglio. Eh sì, perché io sono uno della retroguardia per quanto riguarda i game. Ho iniziato quando l'online non si sapeva nemmeno che cosa era. Da dove mi stai sparando? Salagor scrive, Jonathan, vieni su World of Warcraft. Jonathan, vieni su World of Warcraft. No, ragazzi, per favore, smetti. No, ragazzi, no, io già lo voglio giocare, porca miseria. Quello Salvatore me lo vieta perché dice che divento drogato poi. La gente sente pure la vostra live, infatti. Ragazzi, per chiunque sia italiano in questo match che state disputando, stiamo facendo una live su Twitch di multiplayer.it, il sito numero uno che riguarda i videogiochi in Italia. Bene! Io non li vedo mai. Vede, ciao, non vede l'ora per GTA su PC.
Non è che vai, uccisione. Non è che l'abbiamo mutato noi a Donato Manfredi? No, impossibile. Arriva anche Acqua 99. Jonathan, ma vuoi rompighiaccio? Ti dice Tony Dream. Domani lo vende Xur e così lo avrò, Tony. Poi vedrai, poi vedrai. Nicolus 87 CD. Ragazzi, non so se ne avete mai parlato, ma com'è nata questa vostra collaborazione con Multiplayer? Allora, ne abbiamo già parlato, però sì, lo ridiciamo. Lo ridiciamo tranquillamente. L'anno scorso, proprio quasi un anno fa, ci fu una notizia sul, appunto, sul sito di Multiplayer, che cercavano ragazzi per fare questi, appunto, long play di 3 ore la sera, e cercavano delle caratteristiche specifiche. Siccome noi seguiamo, sì, soprattutto seguo Multiplayer da 6-7 anni, da un sacco di tempo, per le recensioni, per le super dirette, a volte andavo a dormire quando non lavoravo, andavo a dormire alle 4 di mattina vedendomi le super dirette XL, tipo all'epoca quando doveva uscire Assassin's Creed 3. Comunque, siccome seguivamo Multiplayer, eravamo emozionati nel poter almeno provare a partecipare a una cosa del genere. Siccome le caratteristiche che cercavano, ovvero quante più piattaforme possibili di gioco, tipo appunto tutte le console, una connessione con download e upload molto alta, e ovviamente l'Elgato, appunto, per trasmettere i videogiochi, cioè avevamo tutte queste caratteristiche, mi sono proposto e abbiamo mandato un video del nostro canale YouTube, che è ancora sul nostro canale YouTube, Dead Rising 3, proviamolo insieme di Dead Rising 3, e così siamo stati scelti in siamo stati scelti su 100 persone, sono state scelte 10, e adesso, non per vantarci, però su quelle 10 persone siamo rimasti solo noi di quel gruppo scelto dal casting. Gli altri che vedete, Simone, Stefano, Mattia, sono proprio redattori di Multiplayer che fanno le long play. Vabbè, anche Simone? Sì, anche Simone. Cioè, non so se Simone scrive per Multiplayer, però è una vecchia amicizia. Ma American Sniper è un film, sì, è il film che deve uscire appunto il 1 gennaio, che parla di questo cecchino americano, della storia di questo cecchino americano. Sinceramente non ti so dire molto della trama, perché non siamo andati ad informarci tantissimo su questo per film. Domani lo facciamo, non ragazzi. Non è il nostro genere di film preferito. Noi vediamo Star Wars. Me la vado a cercare, Me la vado proprio a cercare. Ma si pop strunz, what you? Quindi no. Ma no, porca miseria, ma mi ha visto. Hanno fatto un concorso molti nuovi, questa realtà. Ma che uccisione! Sono stato promosso. E appunto, Muffin, con 35 euro ti fai l'abbonamento annuale e ricevi 5 giochi, compreso Battlefield 4. Proprio 35 euro, anzi 29 mi sembra, l'abbonamento annuale di... Vabbè, comunque informati, sì, sta a te scegliere logicamente, però noi ti abbiamo consigliato. Ma lag, guarda, non cura, si blocca a volte. Logano si decide, ti consiglia di fare magari qualche modalità cattura la bandiera e non solo i deathmatch, in modo che così si varia un po'. Infatti dopo ci proviamo, Logano, grazie del consiglio. Acqua 99 dice: questo gioco è fantastico, graficamente molto molto bello, molto suggestivo. Come gioco, vabbè, deve piacere, un genere che deve piacere. Toshi, sinceramente ci hanno detto di mettere il logo e appunto basta. È così. E appunto, e poi di fare questa specie di settimana di usare solo il cecchino, appunto, per essere in tema. Nicolus scrive Big Money. Non per noi, purtroppo. Magari per noi. Toshi dice: questo abbonamento EA Access c'è anche per PC? Purtroppo no, perché è una esclusiva Xbox One. Quindi solo chi è possessore di Xbox, nemmeno su PlayStation 4, cioè perché PlayStation 4 ha già il PS Plus, quindi non voleva regalare altri giochi, giustamente. Anche se è un abbonamento a parte, quindi... Grande uccisione. No, c'è Simone esterno e Stefano invece era già del giro, anche se non era ben chiara la sua posizione. Ok. Simone sì, Simone lo so che c'era dall'inizio.
Però mi sa che ha scritto anche lui qualcosa per il sito Erebut, per questo dicevo non redattore, però che comunque credo siamo gli unici che non abbiamo mai scritto un articolo su multiplayer. Però facciamo i video su Multiplayer Lab. Ma sempre lì sopra si mettono. Qui almeno cambiate posto. Vabbè. Fa niente. Quello di prima. No. Vai, ti ho fatto stavolta. Chi mi sta uccidendo? Quindi era zuccaccino. Ma stai facendo schifo come me o peggio ancora? Peggio ancora, no. Bam! Ce n'erano tre già. Infatti ce n'erano tre appunto. Ho fatto una 6-7 uccisioni. Però ho fatto più morti che uccisioni. Gli sto facendo fare una capatanda a questi con la live. Mamma, ho visto proprio l'hanno preparato. Devi andare là sopra pure tu, Jonathan. Che là sopra? Ci vanno tutti là sopra, mi fanno male. Ma perché? Esci fuori. Esci fuori, bagar... Ora. Vai, l'ho fatto. Buonasera, buonasera, Bruce. Logano, purtroppo no, dobbiamo usare solo il cecchino. È la regola della settimana del cecchino, appunto. Che questa telecamera si alza da sola? Ok, dice Simone è un giornalista che scrive sul giornale della sua città. Ecco, non le stava dando queste informazioni, grazie di averci illuminato, appunto. Scrive sul giornale della sua città ed ora scrive ogni tanto, ma è entrato su Multiplayer come voi, quindi... Bene. Che versione state giocando? Ci chiede Bruce. Stiamo giocando la versione Xbox One di Battlefield 4. Xbox, accendi, ma prendi proprio fuoco. Quante uccisioni ho fatto? 11 uccisioni, oh! Hai fatto meglio di... Oh, sei stato il più forte. No, 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 che più forte. Ah no, quello che ha fatto più punti. Sì, sei stato il più forte della tua. Oh, ragazzi, sono stato quello che ha fatto più punti. Bravo il nabbo. Grazie. Perché gli altri hanno fatto proprio schifo. Però, solo Donato Manfredi. Però ha fatto guarda bene la squadra avversaria. E infatti ho fatto 4000 quello di più. Bagarospi. Fra tre LSD te lo ricordi, Lazy Micco? Ah, ero il suo incubo. Non me lo ricordo io questo Lazy Micco. Sì, sì, me lo ricordo. Dice che una volta ogni tanto lui fa live sul suo canale. Quanti anni avete voi? 23? 24. Ce l'ho pure scritto qua, 23. Un'altra partita. Chissà se sparo sì. Ma guarda, le volte si impiglia a terra. Non so perché, se è un lag, guarda. Quando corre, a volte fa... Tipo come se gli venisse qualcosa. In mezzo alla foresta. Ma non li vedo proprio. Gli altri. Little John. Il popino da Little John va per la foresta. Urca urca. Cabiruleru oggi splende il sole. T'ho visto Bagarospo. Grande Donato, hai fatto bene a farlo fuori. Il primo nemico è stato eliminato. Ne mancano pochi. Salagor, chi si ricorda, ho creato il PG ma sta in parte, mi sto aspettando Jonathan su Terra. Oddio, ma voi lo volete proprio far drogare a questo? World of Warcraft, Terra, non devo uscire più di casa. No, Terra me lo faccio, Terra sì. Oh, grazie Teda. No, il primo long play di Titanfall mi sa che lo fece proprio Stefano Ergut. Parolo era, faceva spesso Skyrim online e, come Hearthstone.
Mi metto da qua. 23 è proprio il numero adatto a te, Jonathan. Michael Jordan, appunto. Chicago 23. So, ragazzi, che 23 nella smorfia napoletana è scemo. Toshi ci dice: quando dura la live? Finiremo quando da voi saranno le 11, ovvero un'altra ora. Cazzo, non siamo più in testa, forza! No, mi piaceva più l'altra. Ripeto, fratello SD, mi sa che Parolo giocava solo appunto Hearthstone e The Elder Scroll, mentre Titanfall lo fece Stefano. Dici che Terra è un gioco da maialosi, però da porci. Ok, io adesso mi vado a scaricare un attimo questo gioco. Com'è un gioco da porci? Perché? E mi sa che ci sono tutte... MMO. E mi sa che ci sono tutte ragazze con le tette da fuori. Ah, questo non lo sapevo. Dove sta la cordice? Dai, Jonathan, che sono anche al level cap su Terra.